animal stada. What does an animal stada? Allora, no, mi allontano un po'. Sì, perché allora, siccome è una carissima amica, che non posso fare nome per ovvi motivi di privacy, lascia stare. Mi ha detto, dai, fammi vedere qualche tua spasimante, qualche tua ragazza pelosa. Siccome anch'io, insomma, sono un po' peloso, guardate un po' qua. Lei si chiama Scintilla e Chanté, ma per gli amici Scintilla, la cagnetta che brilla. Ecco, allora, non te lo posso dire chi è. È una signora abbastanza, però è bassa, magra, sì. Ecco, vedete, allora, cara, non posso fare il nome, mannaggia, tu devi essere il tuo marito. Mi fai combinare poi dicono che Facebook fa separare la gente, no, io queste cose ne fa. Scintilla, guarda, salutala, fagli così, ciao! Però nel frattempo, anche se abbiamo salutato l'amica lì, salutiamo anche le altre. C'è Giovanna, poi c'è Sonia, poi chi altro c'è? Poi c'è Carletto Bombolotto, una cosa del genere. Aspetta, non mi ricordo, ce ne stanno tante. C'è Tatiana! Chi è Tatiana? Tatiana è quella proprio che abita lontano. Tatiana, vedi? Lei è scintilla. Vuoi vedere anche le altre? Adesso vi faccio vedere anche le altre. Un attimo, mettiamo in pausa. Lei invece Enigma, per gli amici detta Eni. Adesso purtroppo sei un po' incaccolata, leccati tra di loro e quindi non sta proprio in splendida forma. Infatti dentro questi due pacchetti qui stanno le spazzole, qui c'è il fondo. Ma che è? Bah, tutti leccati. Quindi ripeto, Enigma, detta Eni. Lei è la ragazza del papà. Eccola. Però ecco, ormai è passato qualche giorno e quindi non stanno più, diciamo, in pelo come dovrebbero essere. Adesso ne andiamo a prendere un'altra, un attimo di buco e poi, facciamo proprio che col telecomando così, tipo stop. Lei invece è Sunny, veramente si chiama Sunshine, proprio la chiamo Sunny perché è proprio la puttanella del papà. Lei sta sempre col papino, dorme col papino, guida col papino. Viene al bagno, fa la doccia con me, fa il bagno, mi guarda quando faccio plim plim plum, insomma lei è proprio appiccicata e a pelle. Vedi al papà quando facciamo due tozzerie al volo, te dai un bacino, bacio popino, niente, è proprio l'occhio implacabile della macchina da presa che me la inibisce. Vabbè, insomma, Sani, considerate che fino a qualche giorno fa era tutta in pera, la mia moglie è disperata perché ce ne sono 30, non ce n'è una. Adesso dice, tosiamo anche lei perché sennò altrimenti dice, io mi trovo un marito bello, ricco, alto, hai tante, quindi vabbè, che vado a prendermi. Lei invece è Goldina, e anche Goldina purtroppo, anche lei ieri, anzi no, l'altro ieri, la mamma l'ha tosata perché ha detto mi trovo sempre quello di alto, perché diventava un lavoro massacrante. Gli abbiamo lasciato solo la testina, che insomma è un po' oggi non puoi dare rappresentanza, quindi lei è Goldi. E finora quelle che avete visto sono quelle che vivono in casa e sono 6 o 7, secondo si alternano. Goldina saluta un po' tutti gli amici, saluta, ciao Giovanni. Allora, dicevo, poco fa c'era stato un errore di comunicazione tra il telecomando e la telecamera, c'era scaricata la batteria, quindi non so se l'Ampex è venuto. Lei è comunque Goldina, anche lei una delle cocche di casa, e anche lei abbiamo dovuto sposarla perché è stata la pipì, si sento tutta bagnata, l'eccitazione per il papà. E quindi anche lei abbiamo lasciato soltanto la testina, così per far vedere che non è un ciofechino. Vabbè, lei si chiama Goldio per gli amici. Quanti anni c'hai? Che dici? No, riservata, non parla. Che vuoi fare? Credo che abbia un paio. C'hai un paio d'anni? Sì, beh, ora che mi sfogni una bella cucciolata,
Ah, quindi dicevo per Giovanna, per Tatiana. Chi è Tatiana? Eccola qua. No, no Tatiana, lei, Goldina. Goldina, ma certo, ti faccio vedere così tutta spettinata, in disabilità. Ah, signora mia. Ci vediamo fra un po'. E questa invece è Mary Lou, che sarebbe la mamma di Scintilla, la cagnetta che brilla, la prima vecchia del Vico. Mary Lou è una figlia di Gloria, Gloria è una figlia di Sofia, Sofia è una figlia di Vita. Quindi qui abbiamo quasi 8 generazioni, poi ce ne sono altre, ve ne ho dette solo 5, poi ce ne sono altre 3 dopo. E lei è Mary Lou con l'accento sulla U, ed è questo nome, Christian Epson Maris, questo nome è uscito fuori perché quando è nata io stavo cantando oh Mary Lou c'eri tu, c'eri tu, Claudio Baglioni, non so se è quel cantante con i capelli bianchi, non ce l'avete presente, no? Lei è Mary, oh la puzzoletta di casa, lei c'ha un tartuffo che è la fine del mondo, da un bacio a Papino, madonna come puzzi, sembra che si è mangiato i lacci da superga putrefatti. Vabbè, vado a prendere per Rita, questa è la mamma di Fiamma, infatti Mary Lou con Big Boss hanno dato vita a Fiamma detta Fiammetta, nonché Accendino. A dopo. Oh, questa invece è una delle secondi capostipiti, sarebbe Gloria mangi la cicoria, non so se ricordate, e lei sarebbe la mamma di Mary Lou la mamma di Scintilla la mamma di Alias, è l'una da raccontare. E lei è Gloria detta Rinco, perché lei è completamente Rinco, è come il padrone, è come il papà. Comincia ad avere, non lo so, lo sa mia moglie, ma 10, sì, una decina d'anni. Diana, amore, Diana, quanti anni c'ha Gloria? Ecco, Gloria è nata nel 2003, a marzo, quindi insomma è avanzata, infatti adesso chiederemo la pensione al Bawins. Vabbè, la porto dentro, poi vi faccio vedere. Qui invece è il puzzolo adorato del papà. Lui è Taros del pensiero stupendo, un figlio di Surprise le Castagnacche, un trombatore incredibile, ma adesso sta leggermente eccitato perché come vedete guarda da quella parte che ce ne sono due in calore. E io gli vorrei dire che non c'è trippa per gatti, va bene? Lui, vedete, c'ha un mese, vedete l'azienda. Oh, ed è quello che avevo promesso a Sonia, un video diciamo tipo hard che stava montando una ragazza, ma ci siamo persi il filmato. Fatti vedere, Oh, questo ragazzo adorato. Ovviamente pure lui è stato rosato perché poi comincia ad avere una decina d'anni e sono 10, forse anche qualcosa di più. E quindi insomma è il caso che lo teniamo un po' più fresco. Dai bacio a Papino, dai il bacio a Papino. Oh, niente, oggi vuole bacio a Papino. Oh, Papino, un bacio. Tutto sdentato. Madonna, si è mangiato un rospo morto putrefatto. Una cosa incredibile. E vado a prendere adesso. Lui è Boss, quello, l'oscuretto che avete visto postato in foto. Ovviamente adesso non sta più in fase da parrucchiere e comincia ad avere 10 anni e quindi è ovvio che anche lui ci ha avuto un apice, fermate, lui è quello che quando tromba non tromba col cuore, quindi fatti vedere, scusa, se no se Giovanna non ti vede, ecco qua, c'ha una lingua che è una bistecca, una fiorentina, si è con il papà, bacino, quanto è bravo questo ragazzo, lui è un ragazzo puzzolino, anzi no, puzzolone. Certo, puzza abbastanza. Domani lo metto in lavatrice, 2500 giri, grande centrifuga, vedi come viene fuori pulito. Papà ti ha dato pure a te tutto il pelo. Certo, voi cominciate a fatica. Vabbè, vado a prendere un altro, l'ultimo, Star, Darwin Star. Un figlio di Botticelli, De Goris, Camparis. È una storia tutte. Tu dica qua. Lo dico. Lui è Star, il pazzo. Ovviamente faccio una premessa che può sembrare scortese, visti così fanno cagare, ma d'altronde non possiamo tenerli tutti quanti infighettati e in stai buono e in bigodinati, anche perché il sottoscritto non fa le esposizioni e non gliele frega una mazza e per loro c'è la massima libertà
muoversi, azzuffarsi, rotolarsi, leccarsi. Loro possono fare tutto, loro possono fare i comodi loro. E lui è quello che mi ha dato più soddisfazione ultimamente, anche se apparentemente dall'aspetto truce. Sì, sì. Che dici? No, no, non ho detto che fai cagare, ho detto che visto così, no? Ma tu sei un bravo ragazzo. Dai, vai, vado. Lui è un bravo ragazzo, mi fa disperare, un rompicoglioni, lui non lo fermi neanche a martellare, però mi ama, Star, lui è da Winning Star, un figlio di Botticelli. Dice, certo che se ti sentono gli allevatori, dice, guarda, ma io, a me piace così, quindi che vuoi. Anche lui, vedete, è un po' eccitato perché ci sono le femmine che vogliono andare. Oh, ecco così, bravo, t'hanno visto, bravo.